Oggi vi preparo un piatto che sono particolarmente affezionato, è il Parma Modena Carloforte, il piatto con cui ho vinto il Giro Tonno nel 2019. Vi farò una versione un po' più semplice di questo piatto, ovviamente parliamo di tonno, in questo caso ventresca, e ci sono altre preparazioni da fare insieme. Parto con una di queste, che sono dei cetrioli in agrodolce. Per fare questi, la prima cosa che si fa è una soluzione di aceto, zucchero, sale e acqua. Ora faccio semplicemente bollire in modo che si sciolga, diciamo, la parte solida, sale e zucchero. Dopodiché faccio raffreddare i cetrioli, tiriamo via la parte con i semi, li andiamo a tagliare a cubetti e una volta che la soluzione è raffreddata lasciamo in marinare o in sottovuoto, se non avete il sottovuoto anche un barattolo ermetico, i cetrioli almeno per 2-3 giorni. Un'altra parte vegetale presente nel piatto sono dei capperi canditi, semplicissimi da fare. Si prendono dei capperi sotto sale, si fanno dissalare e poi si fa pari peso di acqua e zucchero e si fanno bollire una decina di minuti e si ottiene questo cappo che può essere conservato benissimo in frigorifero. Prendiamo il prosciutto di Parma, lo vado a tagliare fine e vado a tostarlo in una padella antiaderente. Prendo il pane curaçao, lo metto su una placca da forno, lo ungo leggermente con dell'olio e vado in forno 2-3 minuti, soltanto per renderlo croccante e ben tostato. Una volta il prosciutto ben tostato, lo tiriamo via dalla padella. Prendo anche il pane in forno, lo andiamo a sminuzzare anche con un batticarne, volendo, se potete farlo. Lo aggiungiamo al prosciutto. Questo lo lasciamo raffreddare. Ora passo alla salsa. Io normalmente la faccio con aceto balsamico e acqua di mare distillata, ma non è facile da trovare. Quindi una soluzione potrebbe essere aceto balsamico e salsa soia. Mettiamo una parte di aceto balsamico, due parti di salsa soia e andiamo a emulsionare con olio di semi a filo. Questa una volta preparata, potete anche tenerla in frigorifero per un sacco di tempo. Ora andiamo a scottare il tonno, è ventresca quindi non serve olio, non serve grasso. Andiamo a scottare rapidamente su tutti i lati, dentro deve rimanere rosso. Ovviamente quando parliamo di pesce crudo dobbiamo sempre lavorare con prodotto precedentemente abbattuto. Lo mettiamo su carta assorbente, quindi ho tutto pronto e procedo con l'impiattamento. Partiamo dal tonno, lo mettiamo alla base del piatto, iniziamo a sporcare con un po' di salsa. Aggiungiamo i capperi canditi, cetrioli, aggiungiamo pane e prosciutto, aggiungiamo delle foglie di misticanza, terminiamo con la salsa e giusto un filo d'olio. Ed ecco qui, Parma, Modena, Carloforte. Alla prossima, buon appetito!